cosa, fai in tempo ad abbassarti e parte a fiondo. Praticamente volare indietro. Niente, basta, l'abbiamo perso. Visto che tipo si appiccica sulla parete, trovi prende una chiazza d'acqua con gli occhi sulla parete della casa di Sesimo. Questa te la meriti, Zipi. Stato che lei fa, pensando che tipo si forma una mano d'acqua, fa questo. Mi pare bella. Le Ah, rispondo, ma con gli occhi due. ce l'ha qua sotto. Le occhi ce l'ha qua Le sopra. rispondo con due diti. Con due diti. Diti, esatto. Comunque, vedi che tipo L'italiano faccio. correggiuto è meglio, ricordate. Comunque, ho scoperto che a quanto pare, guardo la manta, l'interrogatorio è stato tutta una bufala. Avete presente l'arciere? Quello che abbiamo fatto andare via? È un gran figlio di una brava persona. Non è chi dice chi ci ha detto di essere, non è un pescivendolo, non ho idea del perché sia qui. Quindi sì, ci hanno raccontato un bel po' di Io mi balle. avvicino a recuperare Zipi in tutto ciò perché sai tenerlo su un muro, forse non è la cosa migliore. Io tipo Sì, prendo ti lascio scappare. Jaikul che era lì di fianco, tipo dalla testa così, andiamo, mi sono rotta un po' le palle. Ma io in verità sono in forma umana. E No, e quando? Scusa, non stavi giocando con lei? infatti ci sto giocando in forma umana. Allora ti Forma umana? prendo dai baffi. Ti prendo dai baffi. No, che male. Scompare, ti viene dietro il buff. Ti rimetti tipo. Non ti dà proprio Che niente. bello. Che bello, dai, vado in giro con un baffo e No, basta. comunque mi giro verso di voi faccio tornare Melissa dal sindaco e arrivo. Va bene, allora iniziamo ad andare, che dite? Io ho recuperato Zipi, ce l'ho sulla spalla. Gabriele si è Io addormentato, comunque basta. esco. Ah, Prendo una nota. Ok, vedi soltanto che in realtà girandoti vedi che Melissa già sta salendo le scale e vedi che appena ti giri lei ti saluta e sale sopra. la Quindi non c'è saluto. bisogno in realtà che vai. Vabbè, io guardo dalla porta e la saluto. E poi li seguo se loro vanno. Quello ho capito, sì, giusto? Ok. Andate in direzione Locanda direttamente. E appunto trovate al bancone, trovate Cecil che sta parlando con Yennefer. La locanda è abbastanza tranquilla, si è abbastanza svuotata, ci sono ancora poche persone che stanno bevendo, però è abbastanza tranquilla adesso. Ok, io. Cerco Cecil con gli occhi, proprio. No, io mi avvicino verso tutte e due le ragazze. Cazzo, come cavolo si chiamava quel tipo là? Oddio, io e i nomi, ero tutta convinta, ce la posso fare. Oddio, non so come si sfoglia, come. Oh! Cosa hai Vabbè. combinato? Ma quale tipo? No, voglio riuscirci. Ecco, non mi usciva il pezzo. Ah, ce l'ho scritto. Mi avvicino, quindi mi siedo, tipo, penso che sia una dalla parte, come sono sedute? No, sono veramente Jennifer che sta dietro il Dietro bancone. al bancone e Sì, l'altra e ci seduta. sta Cecilia seduta davanti. Io mi fermo un attimo. Ragazzi, voi conoscete un certo Sal? Un elfo? Gal, visto che Jennifer ci pensa, fa. Forse quando ero piccola ho un ricordo di quel nome. Pensando se si fa. No, non era scusa quello che era prima dentro casa mia. Io già ti avevo detto che non lo conoscevo. E la guardo tipo, già, a quanto pare non era quello che ci ha detto. Ma Non comunque era io mi avvicino. No, pescivendolo. aspetta, Mi però. avvicino e mi siedo accanto a Cecil. Sì, comunque io anche ero a fianco a lei e l'ho sentito, no?
Sì, vabbè, voi ve l'avevo accennato comunque il E a Jennifer gli faccio, ma non ci avevi detto che pesci vendolo? almeno era quello che sapevo anch'io. Ho incontrato pure io un po' di tempo fa. Un po' di tempo Perché? fa, quanto? Il mese scorso? Perché Ok. quando ti abbiamo visto prima ci hai detto subito questa cosa, senza pensarci sopra. Perché per me è sempre stato lì. Perché? Che cosa è successo a Galla? Io ho parlato con la guardia, la tigre Noah. Mi ha detto che sono 2 anni che non è qui. Davvero? E io che ho visto il mese scorso, scusate. Non lo so, ma voglio della birra. Ok, visto che appunto lei si gira e ti fa un boccale e te lo porge. Io guardo un attimo Cecil. Qui c'è qualcosa che non torna. Tu sai qualcosa? Non propriamente per loro, ma qualcosa di che cosa possa star succedendo. Visto che se si fa Carelius, tu hai percepito qualcosa quando Galler era in casa? Non direttamente da lui, non penso fosse natura divina. Capisco. Quindi molto probabilmente c'è qualcun altro che gestisce queste redini di questo circo. Il dio degli incubi, allora davvero un araldo. Visto che se si sbatte i pugni fa dannazione. Cecil? Noi abbiamo trovato un araldo. Dov'è? Letteralmente indico la spalla. Restando che lei ti guarda fa. Oh, sei arrivato messaggero dell'Araldo. Restando che tipo lei salta sul bancone e fa. Sì, scusami, mi sono persa. La città è grande. La città, eh? Visto che tipo ti lancia un'occhiata a ciò di fatti i cazzi tuoi. Ok, polpo. E mi giro dall'altro lato senza guardarla. Ok. Mi sto dando che fa. Sono arrivato qui per accompagnarvi dall'Araldo. Ha detto che vi accoglio molto più che volentieri. Vi porterò io da lei. Però ha un solo patto. E guarda anche voi. Dovete parlare anche con suo fratello. Chi è suo Io fratello? non sono famiglia divina. Poco ferrato con le divinità, quindi spiegati meglio. Dovete sapere che l'araldo del terzo regno e l'araldo del quinto regno sono fratello e sorella. Di Io solito. so qual è il quinto regno. Sì, che è quello del deserto, sì. È il Sì, sa vostro opposto, sai, praticamente. è piuttosto esatto, è piuttosto comico il fatto che siano fratelli. Sai, acqua è totalmente essiccato. Quello sì. Visto che lei fa. Sì, sono fratello e sorella. E di solito non vanno molto d'accordo. Però vedo che ultimamente in realtà sono molto d'accordo, è come se stessi dicendo qualcosa. Noi messaggeri sì, sappiamo bene o male le cose, ma questa volta hanno preferito parlare direttamente con voi. Quindi quando parlerete con Cos'è stato? l'Araldo. Questo succede davvero, eh? Questo succede Ah! davvero. C'è Val che rutta. Vedi soltanto che sì, si mette tipo braccette così, si gira e fa. Ti ricordo che sei un pesce, non un maiale.
poi vedete che magicamente diventa sempre più verde, Zipi. Oh, avanti, su, calma, calma. Ma è sempre più verde. E sto tanto che fa così, vomita. Mi sento male. Ma... questo tipo si sceglie tipo un putino. No. Io guardo Cecil e gli faccio... sai... come risolvere la situazione? Affidavi di questi messaggeri, Mi sento che lei ti fa quale situazione? Quella del messaggero? Sì, io prima ti dicevo che forse non eccellono in uno, ma forse sono più le categorie in cui non eccellono. Io ti avevo avvisato che ero un imbecille. Non pensavo così tanto. Impara a fidarti di me. Beh, guarda il lato positivo. Non ci hanno mandato l'araldo del fratello. Penso che non lo voglio conoscere. Mi sento che tipo lei ti guarda disgustata. Oh, avanti, erano due rutti. Mi sento che tipo si allontana e se ne va sempre più al tuo posto. Ok, va bene, scusa, non lo farò più, bla bla bla. Fai comunque schifo. Burp. Comunque, il patto quindi sarebbe che andiamo prima nel quinto regno e poi nel terzo, o semplicemente dopo essere stati nel terzo andiamo nel quinto? Questo non lo so, so soltanto che vuole parlare anche con voi. Può essere pure che sta già venendo nel terzo regno. Può essere che parlerete con loro contemporaneamente. Ma... quindi l'informazione è andare nel terzo regno? Sì, vi accompagnerò nel terzo, okay. E vi farò parlare al 100% con l'araldo dei mari. Se ci sarà anche l'araldo del quinto regno, questo non lo so. Scommetto che mio padre non mi dirà tutto. Sorella, fratello, ci sono dei nomi. Con chi? Chi sono queste persone? Con chi dobbiamo parlare? Perché dobbiamo parlare con loro? Vedi soltanto che... come ormai l'ha chiamata Raki, Zipi. Vedendo che ti guarda e fa... ah, sì, l'araldo dei mari si chiama Aquiride. Mentre l'araldo delle dune si chiama Desmond. Io sapevo già. Non Desmond, ma... no, fermo, sei serio? Davvero, Aquiride... l'ha detto prima? Me l'ha detta a me Cecil? Sì, quello sì. Lei sì. Meravigliosi i nomi. Beh, perché che proprio bene con una Quiride. Veramente, non si... fa un attimo ridere a Quiride. Non si dice mai niente al Master quando dà un nome a una cosa. Punto. Di cazzo. Punto. Di cazzo. Sono fuori dalla campagna. Sono fuori dall'acqua. Ti do uno schiaffo alla navaccia, sicuramente. Ti faccio benedire dal paladino. Ti faccio benedire dal paladino, pesce di merda. Cazzo scappa. Sono che arrivo al terzo livello. Al terzo livello. E prendo una mazza chiodata. Ti benedico io. Mamma mia. Cura ferite con la... cura ferite con una mazza chiodata, però. Perfetto. Così i danni che ti dà, te li riprendi, no? Così ti può ammazzare ancora di più di botte senza farti morire. Ma comunque vedi soltanto che fa. Avete altre domande? A chi? Chi è che lo dice? A tutti. E Zipi a tutti. Ok. Quando possiamo partire? Domani mattina presto. Così avete il tempo di riposare. So che avete avuto un combattimento. Zipi, esattamente come dovremmo andare? Questo lo sai, vero? Io guardo se sì. Tipo ci pensa. Zipi. Non lo so. Che c'è? Santo cielo. Beh, penso che per andare ci dobbiamo arrangiare comunque. Il messaggero ci può indicare che la via. Visto che fa. Cioè, io sono venuto qui soltanto per farmi da appunto da guida.
non mi hanno detto con che mezzo. Non è suo compito. E guardo Cecil. Sì, a quindi... questo punto mi giro anch'io verso Cecil, tipo... Dimmi che ne sei qualcosa tu, ti prego. Vedi... Tu vedi soltanto... No, chi... aspetta, aspetta, che aspetta, Cecil... aspetta. In verità no. Io guardo Cecil, ma poi mi guardo Van e Karelius. Li guardo e gli faccio... Mm-hmm. Ma voi non venite dal Terzo Regno? Sì. Dovreste sapere come tornarci. Quindi non sapete vedi, un modo per tornare nel vostro regno? Vedete appunto che ci sta... Cecil si sta buttando giù delle birre proprio in un solo fiato. Diciamo che come sono arrivato qui forse non è il modo migliore di tornarci, ecco. Sono arrivato qui chiedendo passaggio in nome dei paladini del Terzo Regno e sono il nuovo cargo. Penso non sia troppo difficile ottenere... Fra, che cos'è questo? Ma solo te riesci a fare uno? Non dirmi che hai tirato in costituzione per Cecil. Cecil è totalmente andata. Cecil è morta. Mortissimo. Beh, almeno non siete più il male alle... Cecil si stende, muore. Fittite Cecil? Che sta col bicchiere, così si è fatta 5 boccali di birra. Come? Ma non ce l'hai detto? Visto che stava tipo così. Che tutto mondo le fa, mi guarda. Allora prima che cade posso provare a prenderla? Aspetta, tu vedi stando che lei sbatte la testa sul bancone e poi rimbalza lì indietro. In quale momento vuoi prenderla? Prima che lei sbatta la testa sul bancone posso provare a prenderla? Sì, sei abbastanza vicino. Posso tirare anch'io? Provateci, fatemi un tiro di rapidità di mano o destrezza, insomma. Rapidità di mano, voi. Destrezza preferisco, grazie. 21! Penso. Ma io ho una domanda, se io ero seduto a fianco a lei, loro due, che sono in due, dove sono seduti? Dietro e dall'altro fianco. Tu considera che praticamente ci sta... Sai quello che sta a fianco a lei? Prende a te... Van, per afferrarla, ti si allunga addosso un altro po' per ti prenderla. Perché o se sono avvicinati e sono in piedi, tipo così, allora ok. Ma se vi siete seduti... Non so, devi dirmi tu, Raki, come stai? No, io teoricamente l'ho immaginata con... Io, Cecil, Lilia e Zykul che è in forma draghetto, quindi stavo sul bancone. No, io sono sempre in forma umana. Ok, colpa mia allora. Quindi, vabbè, fatto sta che non becca, che non cade. Vabbè, teoricamente tu ti alzi di corsa perché ti accorgi che sta per svenire. E riuscire sia tu che Zykul ad afferrarle la testa. Quindi non sbatte la testa. Appena la prendete. No, vabbè. No, vabbè, è un D2. È una moneta. Appena la prendete. E tu lo sai cosa si fa con il D2, caro Francesco? Ovviamente. O una cosa o è l'altra. E ovviamente invece è quella cosa. Quella sbagliata. Quella rossa è sempre negativa. Quindi parte il getto di vomito su chi? Appena la tieni ferma. A un certo punto. Gli chiudo la bocca. A un certo punto mi soffoca. E sento che fa... Ma io sto bene. Fa una botta di vomito che prende allaga il bancone. Proprio vedi sotto di lei si crea una puzza. Ovviamente un po' di vomito arriva pure verso di te, e soprattutto verso di te, Karelius. Sì, ma aspetta, ma cosa sono? Tipo, i boccali sono da un litro da mezzo? Da un litro? Sono 5 litri. Di birra. Quindi ci sono 5 litri di... Sta vomitando 5 litri di birra. Che immagino mi cada sulla gonna, anche mi alzo proprio. Vola via. Sulla gonna no, sulla gonna non ti è ancora caduto. Vedi che ti sta arrivando, quindi tu spostando di scatto riesci a evitarlo. Ok. Sì, pure tu riesci tranquillamente. Sì, ci riesci. Comunque io penso senza sporcare. Io penso che siano tutti abbastanza schifati.
Visitando che questo dovrebbe Jennifer... essere il missario presso Araldi. Visitando che Jennifer fa, non mi stupisce che abbia vomitato. Comunque non so se gli altri sono schifati, io invece sono tranquillissimo. No, io sono normale, cioè tipo ok, ha bevuto tipo troppo, quindi basta, eh. No, ma io sono abituato per altri motivi. Comunque, Ma è vomito. Chi paga il suo conto? Sì, soltanto che lei fa... Guarda che ha pagato prima, tranquillo. Comunque io guardo... Guardo Zykul. Sarà meglio portarla a casa, eh? Sì. Ah, buttatela qua sul divano. È meglio, fidatevi. Ok. Io mi alzo, brava. Guardo la cosina che era la molliccia cosa. Ma quella è finita nel vomito? A proposito, no! Povero Sipi! Sì, sì! Io guarda che là è tipo acqua, moccio, vomito, poi... Voi praticamente la trovate? Voi la trovate praticamente che sta tipo emergendo dal vomito? Zipi, ok? Fa così tipo cucciola di vomito. Posso... tipo le faccio. Guarda un po' tutti. Sta a porto. Avete detto domani vuoi... mattina? Uso uno straccio. Basta. A domani mattina. Straccio. Posso provare tipo... controllo dell'acqua per tipo separare... il vomito, vomito dalla creatura, l'inviato dell'emissario, tipo pulirla a distanza. Puoi provarci, sì, fammi un tiro in intelligenza, perché guarda forse dove... sono incantesimi. Guarda dove lo tira. Io chiedo a Jennifer... Intelligenza sempre più sicura? Sei meno uno. Quanto c'è intelligenza? Beh, teoricamente può usare il suo coso da paladino, quindi... Sì, infatti. Vedi soltanto che tu stai lì, stai così. E vedi soltanto che a un certo punto ti senti proprio ispirato divinamente. È come se tuo Dio avesse provato pietà nel tuo tentativo di fare qualcosa. E riesci a separare le due cose. Vedi soltanto che appunto... Abbiamo portato Cecil sul coso e non so se c'era un qualcosa... C'è un divanetto. No, sì, ma se c'è tipo un secchio o qualcosa io lo metto vicino. Ah, sì, quindi stando che appunto lei ti passa un due secchietti per il ghiaccio, praticamente, vuoti. Okay. Fa... È la prima volta che vedo qualcuno vomitare qui dentro. La prima volta? Sì, la maggior parte sono gente che beve talmente tanto che sono fatti il 90% di birra. Ok. Altro che acqua, please. Io volevo parlare con Cecil. Ormai è andata. Troppo tardi. Sarà per domani mattina. Morning. Tu vedi soltanto appunto, tu avevi chiesto a Elia, tu avevi chiesto a Jennifer se quella era la tua stanza, giusto? Sì, per le chiavi. Ok, vedi soltanto che lei fa... Sì, aspetta, ti do subito le chiavi. Visto che appunto gira dietro il bancone, senti un rumore di chiavi e te le porge, fa vuoi che ti faccia comodo da qualcuno o ci arrivi da sola, grazie. Ok, allora sali al terzo piano e ci sono quattro stanze, il numero della stanza si dà sulla chiave. Allora guardo il numero. Vabbè, che numero è? Il numero 302. Una localonda, questo... Vabbè, sono tre piani. Salgo le scale. No, sarebbe semplicemente terzo piano, stanza 02. Terzo piano, stanza 2, sì. Però c'ha anche gli altri piani pieni di camere. Allora. Sì, non per piano. Forza, cioè non è che ci devono essere 99 camere. Pienissimo, vabbè. Oppure sì. Salgo, allora, entro in camera e niente. Lì, prende, non so, prende, fatta... è come se fosse una reggia, c'è un letto enorme, morbidissimo,
un bel tappeto per terra, una vasca gigantesca. Ed è tutto molto elegante. Come piace a te. Ok, allora mi avvicino alla vasca, tocco un po' il bordo così, sento la stoffa delle lenzuola. Penso siano buone comunque. Sì, sì, ottima qualità. C'è una finestra, qualcosa? Sì, c'è una finestra che affaccia praticamente sulla strada. Ok, e se la apro che cosa vedo? Vedi sotto mercanti che vanno avanti e dietro, chi porta scatole, chi altro, vedi delle carrozze che camminano, eccetera, eccetera. Che ora è adesso lì? Adesso lì sono circa le 6:30 di pomeriggio. È ancora giorno, quindi? Sì, quasi ora di cena, per farti capire. Va bene. Allora, richiudo la finestra e mi preparo un bagno. Ok, a fianco a te noti che sono messi dei barattoli che sono pieni di petali di rosa. Io intanto faccio scendere l'acqua, ne apro uno, annuso, sento l'odore dei petali e ne butto un po' nella vasca. Poi lo richiudo e l'acqua dura. Aspetto che il bagno sia pronto e poi mi ci metto comunque. Ok, perfetto. Torniamo agli uomini giù. Tu, Carlo, sei riuscito perfettamente a separare vomito e messaggero, visto che il messaggero ti fa sottovoce. Psst, ehi, paladino! Mm-hmm. Puoi lanciare la palla di vomito addosso al pesce? Preferirei evitare di scatenare l'inferno qui dentro e cerco tipo di probabilmente testare la mia fortuna troppo. Cerco di raggruppare tutto quanto in una zona più circoscritta possibile, tipo spostarlo in fondo al balcone. Vabbè, tu considera che hai visto anche tu il secchio che è stato dato per Cecil, quindi volendo puoi buttarlo nel secchio. Ma io ho messo il secchio là perché nel caso vomiti di nuovo e lo riempie. Non glielo può chiedere quindi un altro. No, va bene. Vedi soltanto che quindi lo butti là dentro. Sì. Ok. Vedi soltanto che appunto lui riempie il secchietto e sentite proprio russare. Sai, si è proprio pesantemente addormentata. Sì, ma i rigurgiti nel sonno ci sono lo stesso. Sì. Io prendo il secchiello e guardo Jennifer, tipo guardo Jennifer, guardo secchio, guardo Jennifer, guardo secchio. Jennifer guarda te e guarda il secchio. I look at him, he looks at me. E se no a un certo punto ti fa no, scordati che lo butto. Non dove lo butti. Dove vuoi che lo butto? Ah, boh. Lo so. Brom? Brom è... Aspetta, dov'è Brom? Oh no, si è perso di nuovo. Ma come? Non... Sì, mi giro io. Prima era... con dei secchieri di latte gli ho indicato la svia della taverna. Spero che non abbia sbagliato. Il problema è che l'ho mandato alle 5:30 a comprare il latte. È un'ora che si è perso, nonostante tu gli abbia dato le indicazioni. Vabbè. Zipi. Mi sembra che tipo alza ancora un po' schifata, però è felice di essere pulita. Sì. Rimani qui o vieni a farti una nuotata? Posso diventare un polipo? Ah, ormai. Visto che tipo felice ti trasformi, ti si attacca alla spalla. Oh. In acqua. In acqua. Ormai sono polipo. La stacco, la tengo per la testa lontana. Visto che tipo si muove, fa sono un polipo bellissimo. No, comunque io guardo Van e gli faccio tu sai come sbarazzarti di questo?
Nell'acqua. Sì, io lo butterei nell'acqua, ovviamente. Sei. Guarda il sacchetto. Prova in una aiuola. E me ne vado. Ma ci sarà un gabinetto, buttarlo lì dentro. A un certo punto... Io non lo so, io penso che di solito lo butto nel ruscello più vicino. Tu guardando il secchio, noti che il secchio è vuoto. Wait, Nani? Ok, ma nel senso che è bucato? No, è vuoto. Ok. Oh, si sono mandati il vomito. Lo rimetto a fianco a... Ti prego, Cecil. Dimmi che non spunta Jig o qualcuno di loro. Io sì. Vedi sotto dove c'è Will, che si è affacciato al secchio. E Will fa... Ma è finito. No. Prendilo dalle gambe di dietro così. Ok, problema risolto. Ma ti si è bloccata la webcam. Lei. Io fermo immagine, ecco, di Ele, infatti. Stavo giusto dicendo che ti si era fermata la webcam. Vabbè. Mi si era... Quindi capite che Will si mangia pure quello. Vabbè, non c'è problema. Comunque ho detto, vabbè, almeno un problema è risolto e lo rimetto. Il problema è risotto. Risotto. È risotto. No, per il problema è Will. Ok, vi distondo che appunto, tranne per Van che è uscito fuori insieme a Zipi, fa di Jennifer. Volete pure voi le vostre chiavi per andare a riposare? Sì, arrivano subito. Vi distondo che appunto lei vede soltanto su una lista, sfoglia un attimino e fa, ok, Karelius sei tu, giusto? E indica a te Karelius. Sì. Ok, perfetto. Sì, giusto. Ok, visto che prende delle chiavi e te le dà. Secondo piano, stanza numero 5. Grazie, è il mio piano. Di nulla, di nulla. Mentre per te, Zeacul, giusto? Sì. Avevi chiesto la stanza più piccola, se non ricordo male. Sì. Beh, ti posso dare la stanza 102. È libera, è pulita e non è gigantesca. Me la farò andare bene. Perfetto. Visto che appunto pita le chiavi, te le dà. Fa quindi primo piano, stanza numero 2. Ok. Bene, per il vostro amico quando torna gli darò le sue chiavi. Se volete andare, andate tranquillamente. Non c'è nessun problema. Qui vado io a Cecil. È molto gentile da parte sua. Ah, non ti preoccupare. Cecil ormai è una sorella per me. Tranne quando vomita. In questo caso preferirei non avere una sorella. Capisco. Beh, almeno sappiamo che uno di quelle piccole bestie pulisce il vomito. Può tornare sempre comodo. Io non so se glielo farei mangiare. Ormai è tardi. Sì, in questo caso sì, però non lo rifarei. Se una persona tipo si abbassa, l'ha rigettato. Pensando che tipo caccia praticamente Will, lo mette qua sopra e fa, se lei vomita tu mangia. Pensando che lui fa così, io mi allontano tipo così. Pensando che appunto lui sta tipo così. Ok, quindi andate sopra. Yes. Ok. Il tuo bagno ovviamente è bello che è fatto, caldo, bello rilassante, profumato. Ti sei proprio goduto un momento di pace finalmente. Poi a un certo punto, Cthulhu.
Giusto? Ti esce dal buco della vasca. Dalla vasca. No, quello succederà a Kaki. Io in verità aspetto che comunque cali la sera, perché per il momento mi riposo un attimo. Ok. Tu, Raki, ti fai tranquillamente una bella nuotata con Zipi. Voglio più che altro girare, vedere se potrebbe esserci qualcosa di strano o segni dei tipi che abbiamo affrontato o del bestione. Del bestione no, non c'è più residuo, se non appunto la striscia di bava che si è seccata sulla parete. Non ci sono residui nemmeno dei soldati, sono come se si fossero volatilizzati proprio. Zero, okay. Proprio. Dopo circa un'oretta torno in taverna. C'è Jennifer? Sì, la trovi su che sta pulendo il bancone. Non dal vomito, cioè sta pulendo. Sì, sta pulendo e basta. Ci sono arrivato, per fortuna. Ok. Mi avvicino. La stanza di Zykul? La stanza di Zykul riprende di nuovo il foglio, fa 205. La tua è vicino alla sua, praticamente. Non credo che andrò nella mia. Ma non è alla 102. No, con Aurelius. Vedi che dai fa, vuoi dormire insieme al paladino? E la ignoro fortissimo e vado verso Zyko. Ok. Busso. Chi cazzo è? In che camera? Aspetta, in che camera? Quale stai bussando? A quella di Zyko. No, no, che numero? No, che numero? Non me lo ricordo, figa. Perché, Master, se hai sbagliato, 205 c'è il paladino. Dura andare dal paladino. No, Zykul è l'altro. Sono io. È vero. Pensa, io mi ricordo quella tua, Ele, trovato... non mi ricordo quelle loro. Abbiamo la, trovato la il Master. La 105, la sua è la 100... è la 25. Io sono la 102. 102. E io la mia non me la ricordo più. Se sei tipo la 304? 2, 4, 5. Mi ricordo da su che è 305, l'altro, vabbè, vabbè, spero di beccare quella di Zyko, ti devo dire. Beh, se Jennifer ti ha detto sbagliato, no. E teoricamente Jennifer mi ha detto giusto, quindi... Sì, Jennifer ti ha detto giusto. No. Ti ha detto sbagliato, ma il Master era voluto sto sbaglio o no? Ok. No, vabbè, per capire. No, perché adesso era fuori dal... E una domanda, ci sono dei vestiti per me in stanza? No. C'è qualcosa? Ci sono vestiti a notte principalmente, roba per dormire. Vabbè, io busso. Perché sono convinto ci sia Zykul. Aspetta, a che numero esattamente? Non mi ricordo il numero che ha detto. 205. Spara un numero. Spara un numero. ...204. Yeah. A cazzo, così, ora ce ne giuro. A un certo punto senti una voce che fa... Sì! No, no, decisamente no. E passo a quella dopo. Mi sto dando che, in realtà, uno apre la porta, ti si affaccia un goblin, ma bruttissimo, cioè la morte più carina, si affaccia e fa... Sì. Non cercavo te. Ti guarda. Ok. Chiudo la porta. Ora, poi mi rendo conto. Zipi, sto ok tu là sopra, la spalla. Mi sento che tipo ti guarda fa. Quanto era brutto quello. Abbastanza. Ti ricordi la stanza di Zykul prima che facciamo altre stronzate? 102? No, non vale. Speriamo bene. Come fa a sapere 102, scusa? Se gli ha detto 105. Stava sul bancone quando l'ha detto.
No, erano in acqua. Eh no, eh sì, è diventato Ah, polpo. sì, è vero, no, quindi no, non lo so, è giusto. Zan Vabbè, zan zan. via, ormai andiamo alla 102, vaffanculo. Vabbè, dai, fai finta che ce l'ha azzeccata così a culo. Piace come Saikul mi stia rispondendo. Cosa? Hai bussato? Sì, ho Sì. bussato. Ho fatto tonk tonk. Ti apro la porta. Sì. Posso stare qui dentro? Non avevi chiesto Tranquillo, non una occuperò molto stanza? posto. Ma non è il problema del posto. Mi fai entrare o no? Sì. Pochi dolci. Ti apro la Come porta. sono totalmente neri, quindi tutto questo dolciume forse non c'è, però vabbè. Ti apro la porta, entri, poi la richiudo. La camera com'è? È molto piccola, a dire il vero. Però vedi che ha comunque un letto, ha comunque un lavandino, un piccolo bagno che comunque gli permettono di lavarsi e di vivere, però è molto rudimentale. C'è una sedia, un barile. Sì, c'è una scrivania piccolina con una sedia. Ok, appoggio la bisaccia sulla sedia. A domani. Ed entro nella bisaccia. Visto che tipo ti rimane zippi fuori a guardarti fa. Mi ha abbandonata. Puoi entrare, Visto che le fa. Mi ha abbandonata. Vabbè, io gli ho detto che puoi Tipo, entrare. vedi che gli vibrano tipo le labbra, si sta scoppia a piangere. Sipi, entra. Mi rendi conto che lei proprio ti ignora, tipo. Mi avvicino io e vi faccio. Penso che puoi starci anche tu dentro la sacca. Di solito tipo si abbassa fa. Oh. Ok, di solito tipo si tuffa. Vediamo un pochino se riesce a entrarci al volo. Come al volo. Come no? È ovvio che ci entra, Cristo. Ci entra senza Ma problemi. cosa vuol dire che non ci entro? Aspetta un attimo. Cioè che la manca come... Sì, che azzeccava la sedia. Ma... Ah, ok. No, no, ci entra. Ma da dove si è lanciata? Dalla scrivania. Tutto ciò, quindi hai detto che di roba da vestire ci sono soltanto robe da notte? Sì, ci sono robe da notte principalmente. Se spulci pure qualche cassetto, trovi comunque dei jeans, cose così. Ok. Va bene, allora cerco qualcosa di pulito per vestirmi. Comunque esco dalla vasca, mi asciugo, cerco qualcosa di pulito per vestirmi, che non sia quello che avevo. Trovi una salopetta, volendo. Una Una salopetta. salopetta con una camicia e degli stivali. Ok. Vado per la salopetta. Me la metto con orrore negli occhi, vabbè, mi vesto questa cavolo di salopetta. C'è una mantella, un qualcosa? Trovi una mantella con un cappuccio. Perfetto. Anche Colore? con delle belle di rifiniture, è bianca. Se Mannaggia. Vabbè, così passo voleva un po' farla più morta. osservata che da veramente. Voleva farla morte. No, vabbè. Vabbè, me la metto comunque, anche perché sera mi copro un po' così. Metto il cappuccio. Apro la finestra e salto. Easy peasy. Esco quindi, mi dirigo verso. Ringrazio Dio che sei una donna gatto, ti avrei fatto fare il salto come il tiro in salto. No, per Ti quello avrei... infatti, cioè per quello salto tranquillamente dalla finestra. E mi dirigo verso il banco del pescivendolo. Ok. Adesso non so a quest'ora come il traffico di gente. Traffico di gente in realtà verso quell'ora sta sempre più e scemando. C'è sempre meno gente. Ok, vabbè, allora mi avvio, non so se ce n'è uno o se ce ne sono più di una. No, ce n'è soltanto uno in quella direzione che sei tu. Che Ok, è soltanto quello dove hai allora comprato i due pesci la prima volta. mi dirigo lì
appunto non so chi trovo qualcuno. Lo scopriremo nella prossima sessione, chi trovi. Dan dan dan. Da. Meno male che Va dovevamo andare in bene. cerca dell'Araldo. L'Araldo? No, mira, Vabbè, allora. oggi è il messaggero con furore, ok? No, allora, a me che uno mi dica son 2 anni che non si vede, l'altro mi dico l'ho vista il mese scorso. Allora, qui c'è qualcuno che mi sta dicendo qualche balla. Qual quadra che non cosa? C'è qual quadra che non cosa. Quindi, mo, si va in maniere simpatiche. Devo capire. Che poi non c'entra nulla, probabilmente tipo c'è il master con la storia. Questa cosa non serve a niente, però va bene. Chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa? Vai, dimostri. Allora, Raki mi conosce da abbastanza tempo come master e sa che io non faccio mai nulla a caso. No, no, effettivamente è vero, non è mai al caso, Invece quindi. stavolta, tac! Stavolta Vedi invece, una stavolta invece second quest che non c'entra nulla. Cioè, sì, ok, se lo scopri bene, però. Invece mi impunto perché non me lo devono dire bugie. Incazzo. Beh, comunque applauso a tutti che Ma siano guarda che sopravvissuti io. Perché anche. ci siamo io e porca puttana, perché ho dimenticato il nome istantaneo, Zippy? come abbiamo detto fine della sessione? E Zipi? Che Sì. siamo in spiaggia praticamente a goderci le onde del mare. Perfetto. Che me l'immagino tipo seduto sulla spiaggia, sotto braccio così. Con Bello la l'oceano. noce di cocco così, la Sì, cannuccia. tropicale. Perfetto. Perfetto. Me Va lo sto immaginando un bene. pochino all'Octodad, veramente tipo un tentacolino. Zipi, no. Va bene ragazzi, io direi che la live si ferma qua, state aggiornati Va per benissimo. successive sessioni e niente, ci vediamo alla prossima, ciao! Addio!